Ciao picciotti, benvenuti in un nuovo video. Oggi ricettina ipocalorica. Infatti, da come avete letto nel titolo, andremo a fare i bomboloni con la Nutella. Iniziamo, dai, oggi subito perché ho fame, dai, iniziamo. L'impasto dei bomboloni non è altro che una pasta brioche, molto semplice. Ma adesso andiamo a vedere nel dettaglio cosa serve. A proposito dei bomboloni, oggi mi sono svegliato un bombolone enorme, mamma mia. Vabbè dai, andiamo a vedere gli ingredienti. 250 g di farina manitoba, 30 g di zucchero semolato, 4 g di lievito di birra disidratato, 150 g di latte freddo, cioè non fresco, freddo, cioè poi se lo volete fresco e l'avete fresco potete metterlo fresco ma freddo, 5 g di sale, 30 g, mamma mia, 30 g, 30 g di burro, per farcire un barattolo di Nutella da 800 g strapieno, appena aperto. Se comprate il barattolino da 200 g non vi vengono i bomboloni, vengono male. Ancora, zitti! Ma che cosa, che versi fanno? Tacchini sono. Perfetto, possiamo iniziare ad impastare. Oggi impasterò di nuovo a mano, anche perché è una piccola dose. Ragazzi, ovviamente se volete fare più bomboloni basta che andate a moltiplicare la dose. Con questa dose verranno circa 5 bomboloni secondo i miei calcoli matematici scientifici. Allora, iniziamo con farina e la scatafasciamo nella ciotola più grande, zucchero e lievito. Diamo una girata veloce. Latte freddo, poco alla volta. A questo punto possiamo aggiungere il burro e il sale. Vi consiglio di utilizzare sempre dei liquidi freddi, perché così riusciamo ad ottenere un'ottima maglia glutinica. Completiamo l'impasto su un piano da lavoro. Dopo aver impastato per 5 minuti, lasciamo riposare l'impasto per 10 minuti e poi lo completiamo. Completiamo l'impasto. Copriamo con pellicola e facciamo lievitare per un'ora. In inverno potete posizionare l'impasto all'interno del forno semplicemente con la luce accesa per avere una temperatura ottimale per la lievitazione. Dopo un'ora di lievitazione ha raddoppiato il suo volume, possiamo andare a formare dei pezzettini di impasto da 85 grammi. Ok, formiamo le palline, ci sono due tecniche. Oh, così, mettiamo la pallina qui, con la mano così, andiamo a fare questo movimento qua, così, formata la pallina. Andiamo a posizionare nel frattempo in una teglia con della carta da forno, o altrimenti c'è un'altra tecnica, con due mani andiamo a piegare l'impasto su se stesso, andiamo a chiudere così, lo giriamo e abbiamo formato una pallina. Ora facciamo lievitare per un'ora e mezza. Prima di andare in forno spennelliamo con dell'uovo sbattuto. Ora andiamo in forno riscaldato a 200 gradi per circa 10 minuti. Andiamo. Farciamo i nostri bomboloni. Allora, abbiamo bisogno di una sac poche con della Nutella e un coltello. Facciamo un buco, la testa, col dito allarghiamo un po' e entriamo con la sac poche. Ok picciotti, anche questo video è terminato, spero che vi sia piaciuto. Solitamente quando c'è di mezzo la Nutella tutto piace, quindi anche i miei video con la Nutella sono belli. Lasciate un bel like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, accendete la campanellina per rimanere sempre aggiornati su nuovi video.